Guarda io adesso sono arrivato a 600-700 km, forse più 600, ti dico sono ancora comodo. L'anno terribile appena passato ci ha insegnato una grandissima verità, che nella vita bisogna accettare dei compromessi e la stessa cosa, secondo me, vale pure nelle scarpe. E non c'è in effetti una scarpa che meglio rappresenta questo concetto, le New Balance 1080 V10 sono considerate, e non siamo noi a dirlo, ma l'autorevole Soul Review, le scarpe più confortevoli del 2020. Ne avevamo parlato a marzo 2020 nella prima recensione che vi allego qua sopra, ma ci sembrava giusto darvi un piccolo aggiornamento dopo un numero adeguato di chilometri. Le 1080 V10, adottando la nuovissima intersuola Fresh Foam X, rendono una corsa particolarmente piacevole e non soltanto per la morbidezza della mescola e nemmeno per la quantità di foam presente nell'intersuola. E non è neanche per la scelta di New Balance di eliminare la quantità di gomma presente sulla suola sostituendola con un layout esagonale che rende la corsa... Estremamente confortevole. E non lo è neppure per la tomaia in Knit, il puntualizzatore direbbe in Hypo Knit, che è il nome commerciale di questa tipologia di tomaia per New Balance. Questa tomaia, in effetti, si adatta in maniera soffice al piede, che, come sono il solito dire, è coccolato e si adagia su un avampiede davvero spazioso, forse il più spazioso di tutta la categoria. La stessa cosa si può dire per il design del tallone che consente a chi ha problemi di tendine d'Achille di riuscire a correre senza grosse sensazioni negative. Ma non sono tutte rose e fiori e i compromessi di cui parlavo all'inizio del video tendono a riaffiorare nel momento stesso in cui dopo una decina di chilometri di uscite eh, lente o lunghe che siano, appariranno più o meno evidenti con questa scarpa. E anche qui siamo sempre a una valutazione che lasciamo a chi ci guarda, la linguetta è forse esagerata, così come, ma sempre forse, la conchiglia del tallone. Quello che rende queste scarpe così perfette e confortevoli, lasciatevi passare il termine, è pure il loro tallone d'Achille. La combinazione di suola, la cui usura è relativamente rapida, intersuola, forse per la quantità di schiuma e soprattutto la tomaia e Knit potrebbe far scivolare il piede all'interno della scarpa stessa. Non è così facile valutare una scarpa così bella esteticamente, di certo la sensazione che si prova appena comprata non è esattamente la stessa che avrete dopo circa 400 km. La nostra impressione, corroborata dai dati, è che il deterioramento strutturale sia relativamente sollecito, ma la vera domanda da porsi è se vale davvero la pena acquistare una scarpa così comoda ma non poterla portare così a lungo come magari eh, avremmo voluto. Di certo nessuna scarpa dura all'infinito e questa New Balance 1080 V10 non è davvero l'eccezione. Prima di lasciare la parola ad Andrea dal campo di Garbagnate vi chiederei l'iscrizione al canale che come prima eh, recensione dell'anno sarebbe davvero graditissima. Tra l'altro i video a fine vita utili di una scarpa li faremo sempre per le calzature top, proprio come questa New Balance 1080 V10. Lascio comunque la parola al pro depodista che dal campo di Garbagnate e vi dirà la sua ultima parola prima di accantonare definitivamente questa scarpa. Nei prossimi mesi sicuramente compreremo la versione V1. Andrea, eravamo nel periodo di massimo lockdown quando abbiamo testato le New Balance 1080. Dopo 500 km, non so esattamente quanti tu ne abbia fatti. Cosa ne pensi? No, ne ho fatti un po' di più. Eh, guarda, ti dico. Eh, non, avrei dovuto riguardare la vecchia intervista per non fare gaffe Ma ti dico: la scarpa è rimasta, cioè, super morbida, l'intersuola è rimasta morbidissima. Devo dire che sono uscite un po', un po di problematiche, eh, vedi vabbè dopo magari farete le super foto, la suola è completamente piallata, è completamente piallata dopo 200 km, infatti non stavo guardando su Strava quanti chilometri stavo facendo, ha eh, detto boh già quasi a qua fine vita, invece mi sono reso conto che erano ancora nuove. E... Tallone no bene, mi ha, mi ha salvato abbastanza questa conchiglia qua. Morbida, eh, ho avuto qualche problema poi in avampiede per colpa della Tomaia, che, che essendo tipo in flyknit mi ha dato un po' di, di problemi nella lacciatura. In quanto la devo stringere abbastanza, a me piacciono strette, eh, mi ha dato qualche problema la, al collo del piede. E secondo te, com'è il comportamento nella corsa? Le useresti davvero solamente per i lenti oppure anche per i medi? Allora guarda le ho, le, ho testate, le ho testate praticamente in qualsiasi condizione in periodo di lockdown che potevo fare il mio bellissimo giro intorno a casa le avevo provate con la pioggia e forse l'avevo le già letto da qualche parte dopo tre chilometri me ne ero ritornato l'mlm a casa perché sono praticamente inutilizzabili sul, sul bagnato, scivolano un casino, fai fatica a portarle a ritmi forti eh, cioè, forti. Diciamo che finché devi fare un lento svelto, quasi un medio, ok. A ritmo del medio, davvero non sono riuscito ad usarle, eh, quasi mi bloccava. Quindi mi rende una corsa lenta dinamica, ma non riesco a tirarla a ritmi forti e, e niente. Quindi, no, la userei solamente come scarpa da, da lento molto riposante. Comunque, molto comoda, eh, però ha dei grossi limiti. Secondo te la sensazione di comodità fino a quanti chilometri si sente? Guarda, io adesso sono arrivato a 600-700 chilometri, forse più 600, ti dico sono ancora comodo, infatti adesso che ero un po' in crisi con, con le scarpe, che ne, ne avevo di, di tante leggere e non, non pesanti, questa ancora faceva il suo, il suo lavoro di comodità e comfort. Sono stabili o instabili, visto il, il NIT? No, sono, per quello sono stabili, guarda... te l'ho detto, le ho, ho sempre comunque forse troppo... strette con... qua in avampiede mi danno problemi, però come stabilità no, proprio zero problemi. Anzi, scusami, ti dirò che ho supinato molto con queste e non ho praticamente mai ceduto in pronazione, quindi... Sono stabili. E a livello di tendine d'Achille con questo nuovo design, cosa dici? Allora, il problema è che il design della conchiglia super non mi ha dato problemi. Il fatto è che questa calzata in flyknit mi crea sempre problemi, tra virgolette, problemi, cioè qualche fastidio a polpaci e tendini perché eh, mi balla un po' il piede, diciamo. E se dovessi caratterizzare l'intersuola fresh foam, come la indicheresti? Uh, se mi dici simile a un'altra scarpa, ah no, eh, guarda, ti dico perché ha usato delle Clifton o delle scarpe così eh, direi che è molto simile perché non ci fa sentire il contatto col terreno e ci rende molto morbidi. Quindi molto simile a una Clifton, se pensiamo invece a una Ghost, una Glycerin, una Pegasus non c'entrano molto. Le porteresti anche per dei lunghi lenti? Dei lunghi lenti assolutamente sì, forse c'è sempre quel problema dell'avampiede che ho io, io ho un collo abbastanza alto del piede, e con questo un pochino ci soffriva. Quindi forse no. io personalmente non la utilizzerei per quel, per quel problema lì. Invece, a livello di peso del podista amatore, fino a che peso secondo te sono adatte? Guarda, io le ho usate anche quando ero in da forma, che pesavo quasi 62 kg, 63 kg, ma secondo me anche per non pesi massimi, ma sui 75-80 kg forse la utilizzerei lo stesso. Sicuramente eh, la suola durerà ancora di meno, e, però vabbè, diciamo che si può usare anche per pesi massimi. E secondo te qual è in effetti la durata dopo che le hai provate così tanti chilometri? Guarda ti dirò il grip è rimasto sempre quello quindi poco dall'inizio alla fine eh, la suola si è praticamente piallata subito poi ha diciamo, mantenuto rallentato un po' l'usura eh, ti direi che sei per i 700-800 chilometri forse qua me la terrei sui 700 oltre perché te l'ho detto questa tomaia che mi costringeva troppo il collo del piede Uh, non me l'ha fatta godere appieno quali altre scarpe in casa New Balance testeremo prossimamente avevo visto le 890 le 880 classiche classiche sarebbero da provare sicuramente le 890 invece avevo visto il nuovo modello era davvero carino molto accattivante e però mi ricordo che qualcosa in casa a John Max la, ce l'avevo ho fatto l'unboxing nei prossimi giorni durante il periodo natalizio secondo me qualcos'altro qualcos testeremo e invece ti faccio l'ultima domanda, eh, l'anno prossimo abbiamo già visto che è, il modello, è uscito il modello 11, eh, compreremo anche questo? Tanto se dico di nopo le compro lo stesso di nascosto, se dico di sì le compriamo, quindi saranno da provare sicuramente. Sicuramente New Balance è una delle aziende leader sul mercato. Credo che queste eh, scarpe meritino, ma soprattutto vale la pena testare le nuove innovazioni. Quindi, New Balance sarà sul canale. Grazie, Andrea. Ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!